Buonasera, il turno infrasettimanale del massimo campionato, decima giornata. Come sapete, il Pescara è stato sconfitto 1-0 dall'Atalanta. Il gol realizzato nel secondo tempo al quindicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo da Mattia Caldara, classe 94, è stato il migliore in campo, prodotto del vivaio atalantino ex Cesena e Trapani, ma è stata la partita più brutta dell'era Oddo. Zero conclusioni verso la porta di Berisha, soprattutto biancazzurri senza carica agonistica. Buonasera Bruno Pace. Io ho sintetizzato in questo modo, non so se tu sei No, d'accordo ma è oppure vuoi. questo. Cioè, io so che per vincere bisogna segnare, per segnare bisogna tirare in porta. Il Pescara, come hai appena detto tu, non ha mai tirato in porta in tutta la partita. E poi una squadra, visto un po' tesa, insomma, con questi ragazzi cominciano a sentire. Oddo, il mister dice, non sono più spensierati, ma c'è da poco da essere spensierati in una situazione del genere, insomma. Lo stesso, sì, anche questi esperimenti vanno bene, si prova, si è detto, già Zampano Esterno alto, insomma, in alto, posizione più lui ha avanzata. bisogno proprio dello spazio, dei Sì, tempi di probabilmente inserimenti sì. da dietro per sorprendere, per andare. E lo stesso Anche se questo esperimento era andato bene a Genova, per esempio, nella partita di Genova pareggiata ma 1-1. sì, ma è un conto nella fase difensiva, Sì. magari allora lui è questo 7 che blocca lì, ma qui per come giocava lui doveva anche proporsi Sì. per i cross, per qualche cosa È di sembrato un questo pesce tipo. fuor d'acqua in realtà, Un Zampano, in pesce quella fuor posizione, d'acqua. insomma. Anche per merito comunque dell'Atalanta che ha fatto una buonissima Ma partita. l'Atalanta stava lì, io, cioè, ho visto che c'era per 20 minuti, mezz'ora, un tic e tac a metà campo. Quello dell'Atalanta era un tic e tac di controllo, è come se il gatto stesse aspettando il topo per saltargli addosso, un po' come fanno le squadre che hanno capito la Serie A, come fa il Chievo quando mette lì i centrali e blocca con Castro e Tamai le fasce, cioè poi davanti il movimento che fa inglese, no, se fanno gol, fanno gol. E invece noi, il nostro davanti, perché voglia, io ho sentito Oddo dire che mi pare che Manai, insomma, Manai non mi sembra mai all'altezza di una squadra di Serie A in questo momento, insomma, anche perché anche lui è teso, è Però nervoso. forse anche questa sera non è stato neanche supportato dalla squadra, no? Perché insomma Sì, non c'è stata produzione il offensiva. centravanti è la punta finale, se tu non, insomma, se tu non la servi, non è. Però, insomma. Però insomma, momento nerissimo. Allora, 23-53, diamo intanto uno sguardo ai risultati di questo turno infrasettimanale e poi daremo la linea al primo telespettatore che ha già chiamato. Allora, decima giornata del girone di andata, ieri Genoa-Milan 3-0 con i gol di Ninkovic, autorete di Kučka, tra l'altro ex della partita, rete di Pavoletti, espulso Paletta che salterà il confronto Milan-Pescara in programma domenica alle 15, ma salterà questo confronto anche Ugo Campagnaro che era in diffida ed è stato ammonito nel corso della partita con l'Atalanta. Eccoli i risultati del turno infrasettimanale: Chievo-Bologna 1-1, Fiorentina-Crotone 1-1, Crotone che era andato in vantaggio con Falcinelli, la Fiorentina ha pareggiato nel secondo tempo con Astori. Genoa-Milan, come detto, 3-0 giocata ieri, Inter-Torino 2-1, dunque De Boer ha salvato la sua panchina, doppietta di Icardi, Juventus batte Sampdoria 4-1, stesso risultato tra Lazio e Cagliari, in evidenza ancora Ciro Immobile, autore di una doppietta, Napoli batte Empoli 2-0, domani il posticipo tra Palermo-Udinese, ore 20:45 a Pescara, Atalanta batte Pescara 1-0, ha deciso Caldara al quindicesimo del secondo tempo, a Reggio Emilia, Roma in rimonta, batte Sassuolo 3-1, altri due gol di Dzeko a quota 10 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del massimo campionato. Juventus in testa con 24 punti, due lunghezze di vantaggio sulla Roma a quota 22, poi Napoli a quota 20, Milan 19, Lazio 18, Atalanta 16, Genoa, Torino e Chievo 15. Genoa una partita in meno, quella da proseguire con la Fiorentina, si proseguirà dal 30° del primo tempo, il parziale era di 0-0. Inter 14, Fiorentina, Bologna, Sassuolo e Cagliari 13, Sampdoria 11, Udinese 10, Pescara 7, Palermo ed Empoli 6 punti, chiude il Crotone con 2 punti, Pescara sempre quart'ultimo, ma ricordiamo domani il palio. Questo è invece il quadro del prossimo turno, come già ricordato. Il Pescara giocherà contro il Milan domenica alle 15 senza Campagnaro, era diffidato, è stato ammonito in corso d'opera nel corso della partita e dunque salterà questo confronto, questa partita. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport.
Pronto, buonasera Massimo. Buonasera. Buonasera, sono Franco da Chieti, Massimo, buonasera. Ciao Franco, ciao Franco. Salve, senti, volevo chiedere al mister Bruno Pace, secondo me il Pescara, sentendo mister Otto, dice che l'unica forza per uscire è il gioco, però secondo me non ha la forza per imporre il proprio gioco, perché non è che c'ha i fenomeni, molto spesso le difese avversarie agevolmente le fermano. E secondo me non può fare nemmeno la fase difensiva, perché puntualmente ogni partita fa un errore difensivo. Quindi la vedo molto dura, perché le prossime partite si chiamano Milan, Juventus, Fiorentina, Roma. Secondo il mister Pace, quale sarebbe la soluzione per poter uscire da questa situazione? Grazie, anche per Franco. Me se... grazie Franco. Prego, salve. No, indubbiamente questa... per me è stato molto distratto il Pescara da questa nomea che si è fatta di bel gioco, di palla a terra, triangoli, che indubbiamente sono, lo dicevo l'altra settimana con Massimo Profeta, e pur per esempio perdendo, mentre sta perdendo, vedi giocare, fare delle giocate e dimentichi di quello che sta succedendo alla tua squadra, ma dici guarda come giocano bene. Però dopo vedo che non c'è consistenza in questa manovra, per cui due sono le cose. O è stata sbagliata la scelta iniziale, perché questa squadra fa la Serie A con la stessa quadratura, impostazione che aveva in Serie B, ma in Serie A gli avversari sono diversi. In più si dimentica che questa squadra è stata portata anche davanti con 28-30 gol che sono stati fatti da un centravanti, che in questo momento non abbiamo. Ecco, questo è un po' il problema. Quindi poi c'è da dire, dobbiamo parlare un po' liberamente, forse ci sono degli elementi che non sono all'altezza dell'idea di gioco della squadra, e magari vorrebbero fare così, ma poi non la fanno. Noi abbiamo costellato di errori individuali le nostre partite, per cui abbiamo perso delle partite. Io lo ripeto sempre, ma per esempio col Napoli, proprio perché non ci conosceva nessuno, il Napoli imbambolato completamente, 2-0, si poteva fare anche il terzo gol. Sorpresa. Terzo gol, però Coda ha fatto quel buco così e Mertens l'ha infilato. Magari in B passava inosservata la cosa. Tu dici in questo momento l'effetto sorpresa è evaporato. È evaporato. Adesso insomma, l'effetto sorpresa che ha fatto. Ho sentito Collovati alle prime partite. Io quando sono un po' giù di corda, guardo il Pescara nella sua bellezza, nella sua cosa. Ho sentito Sacchi che dire così, eccetera, però tutti quanti aggiungono dopo, anche se sono un po' sterili poi nella conclusione, ma conta più la conclusione, certo, oppure apparire belli. Io penso, allora bisogna sistemare. Se la squadra è stata impostata soltanto, come dice anche il mister, per questa idea di gioco, eccetera, insomma, ci si dovrebbe rendere conto che questo non basta più. E comunque Oddo a fine partita, lo hai ricordato poc'anzi anche tu, anche perché stavamo seguendo proprio in diretta la sua conferenza stampa, ha dichiarato testualmente: dobbiamo tornare ad essere spensierati. Spensierati si diventa quando le cose vanno per il verso che tu hai scelto, perché come si fa a essere spensierati con le pressioni che ci sono nel calcio italiano e negli ambienti del calcio italiano? Essere spensierati e insomma è difficile, per essere pensato bisogna vincere, però il Pescara in questo momento mi sembra che abbia troppi problemi. Insomma, la squadra sì, gioca, oggi non ha neanche giocato, ma però il mister ha detto oggi non abbiamo giocato, non abbiamo pressato, non ci siamo divertiti, come se volesse dire, ecco, vedete, l'altra settimana aveva detto questa squadra senza il gioco prende 5-6 gol. Vedete, giocando così in un altro modo, è una partita sporca, giocando in un altro modo la squadra non ha tirato in porta, non ha fatto, non ha giocato e non ha, insomma, non è esistita, lui stesso l'ha detto. Sì, sì, assolutamente. Quindi, poi magari riascolteremo qualche stralcio della conferenza. Quindi stampa. Per rispondere a Go, in questo momento a Franco la situazione è chiara, è molto complicata. E poi insomma i numeri sono impietosi, 3 punti nelle ultime 8 partite, il Pescara sul campo non ha ancora vinto. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, e la sintesi. Pronto Massimo? Sì, salve. Ciao, sono Enrico da Pescara. Ciao Enrico. Ciao, meno male che sentendo la trasmissione ho sentito il grande Bruno Pace che stava dicendo quello che io sto dicendo da varie settimane. Solo che quando diciamo noi
quelli che, che dicono che siamo i gufi, siamo quelli che parlano di fantacalcio. Allora io mi voglio togliere un sassolino dalle scarpe, ma no, io non sono nessuno, Massimo. Però dico questo, allora, io parlo, dico sempre, dall'inizio del campionato, allora il Pescara non si deve inventare niente, tantomeno Oddo. Ma non perché non sono con Oddo, perché questo famoso bel gioco, innanzitutto se avessimo questo grande gioco avremmo già preso i risultati sul campo, primo. Secondo, penso anche un'altra cosa, ma non voglio essere polemico, sono portato adesso a essere un po' con questa rabbia, capisci Massimo? Sì. Quello che voglio dire è che, come dice Pace, un gioco come vuole Oddo si deve fare con gli interpreti giusti. Probabilmente la cosa allora è da rivedere a monte al calciomercato, come già detto Pace, non voglio ripetermi, ma io veramente stavo sentendo lui, mi stava togliendo le parole dalla bocca. Io la vedo proprio così. Cioè, allora a un certo punto io dico, perché sentire ogni volta le stesse dichiarazioni sempre che noi ci basiamo su questo bel gioco, noi siamo questi adesso, ma potevamo non esserlo da prima. Cioè, non so se sono stato chiaro, Massimo. Sì, sì, sì. Cioè, nel senso, qui Oddo probabilmente, e io ripeto, sono con lui perché la sua idea di calcio a me mi fa veramente, mi eccita veramente, ma non si possono fare con questa campagna acquisti che si è stata fatta. Okay. Allora, punto interrogativo, questi sono i soldi che poteva mettere la società? Ok, sfruttarla in un altro modo, un altro sistema di gioco, perché Pescara, Massimo, ha bisogno di salvarsi in Serie A un anno, perché fa bene alla città, noi non dobbiamo inventarci niente, anche non con il brutto gioco, però voglio dire, Massimo, noi non dobbiamo essere sempre la piazza che crea i fenomeni che poi vanno fuori, allenatore compreso, chi vuol capire capisca. Perfetto. Grazie, buonasera. Grazie, appassionato, grazie. È proprio appassionato, sì, no, ci chiama sempre, ma insomma capiamo anche chiaramente no, c'è sta, se c'è un errore, se si può attribuire, no, anche lo stato d'animo del tifoso. Tra l'altro, per la prima volta ci sono stati fischi quest'anno, eh? Forse, anzi, non solo quest'anno, perché da quando c'è Oddo io i fischi non li ricordo. Anzi, non li ricordo a memoria, credo che sia stato un unicum questa sera. Infatti. Allora, facciamo così, in attesa di altre telefonate, vogliamo dare uno sguardo anche alla pagina Facebook Rete 8 Sport e subito la sintesi, tra l'altro molto, molto breve, perché sono state poche le azioni, pochi i tiri. Andiamo prima al telefono e poi la sintesi. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Massimo, buonasera, sono Stefano. Salve Stefano. Da Pescara. E niente, mi piacerebbe molto ascoltare qualche intervista di Sebastiani in questo momento. Mi ricordo che quest'estate valutava la campagna acquisti da 8. Ditemi voi se è dignitoso alla decima giornata vedere giocare in quel modo, anche se entra per pochi minuti, ma come si chiama? Pepe. Sì. Oggi si simula un calcio di rigore perché evidentemente non ce la faceva ad arrivare in tempo rispetto a quel bel passaggio. Domenica scorsa pure mi ricordo c'è stato un bel passaggio filtrante arrivato in ritardo. Ditemi voi Muric che fine ha fatto, ditemi voi se questo Manai, ragazzo giovane con tanti margini di crescita, può essere un centravanti con cui il Pescara si deve salvare. Ho sentito la conferenza stampa di Oddo, che era molto in difficoltà su una domanda di un giornalista in relazione alla campagna acquisti, ha detto che tutti i centravanti di cui si sono fatti i nomi, chi costava troppo, chi non voleva venire a Pescara, il tema è, non è che deve venire per forza un campione del mondo a fare il centravanti, ma se deve giocare Manai, potevamo prendere anche un centravanti che ha fatto 10 anni di Serie B, ma che almeno ha maggiore esperienza. Certo, Manai, certo. Manai, oggi se ci troviamo in questa situazione, perché dopo che per tante partite non abbiamo vinto, anche per come dire, diciamo sfortuna, perché abbiamo avuto tante occasioni, la squadra è scoppiata, perché come dice Oddo anche non crede più nei suoi mezzi. Ma perché? Perché determinati elementi di esperienza non ci sono, Grazie Stefano, grazie per questa Sono arrivati questi elementi di esperienza che devono recuperare una condizione fisica che non avevano, ma questa la recuperi in 2-3 mesi e nel frattempo prendi delle bastonate. Perché lo stesso Aquilani, che è un uomo di giocatore di gran talento, e l'ho visto oggi sbagliare delle pelle, lo stesso Pepe, appunto, era apostrofato anche con dei soprannomi.
il ragazzo di colore che per me è molto bravo, Bybeck. Però si fa male sempre, sto Bybeck. Sì. Cioè, troppi recuperi durante la fase calda del campionato e ci troviamo forse, poi... E forse, anzi senza forse, troppe scommesse. Perché comunque Manai è sicuramente un giocatore di prospettiva, però è un 97. Bybeck è sicuramente un buonissimo giocatore che però lo scorso anno ha fatto poche partite. Sempre per Saint-Étienne, un problema sempre, fisico. Esatto, sempre per motivi di natura fisica. Allora andiamo ancora al telefono, poi però mandiamo in onda la sintesi. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera Massimo e buonasera Bruno. Ciao, buonasera. Mario. Ciao Mario. Allora, scusami, io fino ad oggi non ho mai parlato perché purtroppo ci conosciamo, lo sai. Questo è un film visto, rivisto, è inutile parlare, dare colpe a giocatori, allenatori. Io ho fatto 3 trasferte su 4 e in tutte e 3 le trasferte nel mio immaginario vedevo benvenuti in Serie A per strutture, organizzazioni, tifosi e quant'altro. Per esempio l'ultima trasferta a Udine, i bagni del Dacia Arena erano più belli e puliti di un bagno di un'autogrilla. E là ci hanno 7.000 osservatori, là ci hanno 2 direttori generali, là ci hanno 3 direttori sportivi. Qua fa tutto un uomo solo al comando. E sembra l'epoca di Fausto Coppi, e mi riferisco al nostro presidente. Se non si mette in mente di lasciare il Pescara è inutile stare sempre a parlare di qua, di là. Io quest'anno ho paura che veramente facciamo 38 partite con 0 vittorie. È una preoccupazione che ho dal 31 agosto, credimi Massimo, non è... Parlo così compassato non per la partita, certo, non per la situazione, ma per purtroppo, perché questa sera forse non è neanche il momento di parlare di calcio, sì, per la situazione, certo, surreale, certo, che era sugli spalti. Che assolutamente. Poi io sono un ex terremotato e pensavo a quella povera gente che si trova. Certo, l'hai vissuta in modo particolare, capiamo, esatto, comprendiamo quindi, perfettamente. Però insomma... La mia riflessione è questa: fino a quando non se ne va questo presidente, non illudiamoci, non andiamo da nessuna parte. Va bene. Scusatemi. Grazie, grazie Mario, grazie per questo intervento. Allora, Stefano Pasquantonio scrive: 0 tiri in porta, 0 occasioni e 0 cattiveria agonistica. Così non si va da nessuna parte. Abbiamo perso l'unica cosa che avevamo, la nostra identità di gioco. Che tristezza, il Pescara sembra una squadra morta e rassegnata. Enrico scrive: a Pescara la linea di confine tra parola gufo e conoscitore di situazioni calcistiche è davvero sottile. Una squadra che non vince con situazioni favorevoli, rigori sbagliati, doppia superiorità numerica, una vittoria a tavolino, difficilmente si salva. Comincio a pensare che Pescara in Serie A serva per creare plusvalenze, prendere i contributi delle TV, spendere meno della metà e garantirsi 2 campionati di Serie B quasi a costo zero per provare a ricreare plusvalenze, salire in Serie A e così via. Se dovessimo steccare 2 o 3 campionati di Serie B, secondo me saranno guai. Poi volevo chiedere, visto che le partite future, viste le partite future, se dovessimo arrivare a gennaio in una situazione compromettente, quale giocatore accetterebbe di venire in una squadra quasi compromessa? Vabbè, questa è una domanda che, insomma, forse il campionato compromesso potrebbe essere anche questo un quesito interessante, secondo te? Insomma... Il quesito che sta venendo fuori e dice facciamo un mini torneo, 4 squadre tra cui Pescara, non è bello. Non c'è... Però la realtà è questa, però no? Già comincia a staccare, hanno 10 punti, noi abbiamo 7, poi 6 e 3, 2, infatti, 2. Infatti. Quindi già c'è questa idea del torneo. Che è un torneo nel torneo. Che rende contenti quelli di sopra che si salvano regolarmente, insomma. Assolutamente. Allora facciamo così, prima della telefonata, anzi no, diamo spazio subito ai nostri amici, anche perché è il momento a loro dedicato, e poi però davvero la sintesi, perché quei 2 minuti e mezzo ce li rivedremo, anche se, ripetiamo, ci sono state rare occasioni in questa partita di rara bruttezza. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao, un saluto
anche a Mister Pace. Ciao Mimmo, hai visto ormai... No. No, come, come... Tesserato, ex mister. Dai Mimmo. Niente, io ti ricordi forse 4-5 settimane fa ti avevo chiamato e ti avevo detto che fra 4-5 partite i centrocampisti li possiamo buttare a mare. Mm-hmm. Non avendo un punto di riferimento davanti, dovendo fare la spoletta avanti e indietro senza poter respirare, senza che qualcuno riesca a tenere un po' palla davanti, era normale che scoppiassero in questa maniera. Il problema, adesso invece voglio fare una domanda a Mister Pace, è come si fa ad andare avanti fino a gennaio nella speranza di prendere qualcuno a gennaio? Perché sennò così non abbiamo speranze, insomma. Ecco. Beh, no, se giochiamo così alla ricerca del gioco così che ben conosciamo e che Massimo Oddo ha portato avanti brillantemente l'anno scorso, un po' meno quest'anno, mi è venuto a pensare a me di giocare con tre centrali, ma dove ce l'abbiamo i centrali? Il Campagnaro è sempre squalificato. Fornasier può giocare, Bjornberg non c'è. No, c'è Coda a disposizione. Coda a disposizione, ma è tutta gente che è appena certo. recuperata, insomma. Perché quello secondo me sarebbe un modulo insomma, che potrebbe dare maggiore protezione. Una copertura un po', perché abbiamo noi, possiamo averli, insomma, dei contropiedisti, un contropiedista tecnico come Caprari, che adesso, come diceva Mimmo, giustamente è in apnea un po' perché deve cantare e portare la croce. E sento certo. degli sprovveduti allo stadio che dicono Caprari, hanno ripreso a dire Caprari, invece Caprari... Io lo rispetto e certo. ammiro proprio come giocatore, come tecnico, cioè, è in una posizione difficile perché deve certo. appunto fare di tutto. E allora, capito Mimmo? Quindi, sì. però, posso fare un'altra domanda? Maggio. Poi c'è un'altra cosa. Come no, vai Mimmo. Sì. No Mimmo, una cosa, voglio dire, i giocatori, lo stavo accennando prima, i giocatori che avrebbero dovuto farci migliorare, eccetera, e, insomma, sono ancora indietro. Io ho visto la partita di oggi, mi ero illuso per Aquilani, la partita precedente, anche l'altra ancora, sì. ha fatto una buona partita. E oggi anche lui è stato preso dalla Coppa. Pepe non è in condizione, sì, quel ragazzo che ha detto si è buttato perché non arrivava sul pallone, è una sensazione che ho visto pure io, infatti non era fallo, no, l'arbitro non ha si è visto fallo. Anche nel replay quindi, insomma, di Sky. Quindi vedo Cristante che fa legna, fa gol, però adesso l'ho visto un po' giù di morale, amareggiato sì. più del solito, proprio perché magari non era stato scelto di partenza, roba del genere, insomma. Adesso cominciano a essere preoccupati. Certo, Massimo Oddo ha detto non c'è più il sorriso, che ha detto una sì, cosa insomma, del genere. Dobbiamo tornare a essere spensierati. Ah, essere spensierati. Massimo, una domanda sì, ancora. Vai Mimmo. Niente, allora, sempre Mister Pace, vista la difficoltà che abbiamo davanti, lei Benali lo toglierebbe di squadra? No, grazie. Io no, ma io lo toglierei in qualunque modo, anche se senza difficoltà, perché... Però aveva giocato sempre, questo ha giocato sempre, 9 sì. partite su 9. 9 su 9, è uscito un po' nei secondi tempi, sì. perché magari andava un po' in stanchezza, eccetera. Io non lo toglierei perché è uno che corre su tutto il campo, è molto rapido, gioca sempre la sua terra, e cerca sempre... è l'unico, forse uno dei pochi che cerca il verticale, certo. mentre Caprari fa il verticale con giocate tecniche di sì, buon sì. livello, lui c'ha i tempi giusti per inserirsi esatto. così, e quindi non lo toglierei. Infatti quando esce Benali noi non andiamo più in porta. Sì, questo è vero. Questo però, è vero. Però di solito esce Benali e quando la squadra e Benali stesso hanno un po' un calo fisico e allora è un po' tutta però la squadra. Però è uno in più insomma che abbiamo un po' davanti anche in tutti i settori insomma. Ecco. Sì. Perfetto vabbè. Mimmo, grazie. Grazie. Ciao, per Mimmo, aver accettato il nostro invito a telefonare. Naturalmente invitiamo e sortiamo anche altri telespettatori, ma intanto dobbiamo seguire la sintesi di questa partita, circa 2 minuti e 30 e proprio per la durata insomma si capisce benissimo che sono state davvero poche le azioni degne di questo nome. La sintesi: Pescara 0, Atalanta 1, ha deciso Caldara nel secondo tempo.
L'imperativo è invertire il trend. In A la vittoria manca da tempo in memore. 6 gennaio 2013, 2-0 a Firenze, appena 3 punti nelle ultime 7 partite. Serve dunque una svolta al Pescara, avversaria però scomoda, l'Atalanta del grande ex Giampiero Gasperini. 160 presenze, 21 gol, dall'85 al 90. 10 i punti ottenuti dai nerazzurri nelle ultime 4 partite. Vittime illustri, Napoli e Inter. Ancora fuori, Baybeck e Verre. Odd recupera Manai. Novità sostanziale, stesso schieramento adottato a Genova. Crescenzi, terzino, Zampano esterno alto. In mezzo, Brugman, Aquilani e Memuscei. Panchina per Benali e Cristante. Per contro, tre varianti nel 3-4-1-2 di partenza. Conco e Zukanovic nel cuore della difesa. In attacco, sorpresa, si fa per dire, Alberto Paloschi vince il ballottaggio con Petagna e Piniglia. Dirige guida di Torre Annunziata. Sul piano del gioco, primo tempo di chiara marca ospite, circolazione del pallone, grande pressing, Pescara in difficoltà. Una chance al minuto 22, punizione di Dramé, testa di Zukanovic che non trova la porta a due passi da Bizzarri. Poi il grande spavento per la scossa di terremoto forte e nitida che fa davvero tremare tutti. L'arbitro guida interrompe il gioco alla mezz'ora, un paio di minuti di stop e si riprende al 40esimo. Nerazzurri vicinissimi al vantaggio, cross di Dramé, Memuscei si eclissa, testa di Caldara attraversa clamorosa. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. In avvio di ripresa, biancazzurri apparentemente meglio ma in realtà mai pericolosi. All'ottavo D'Alessandro rileva Gomez, Oddo invece sostituisce Memuscei con Cristante. Minuto 15, corner da destra, calcia Freiler completamente solo, Caldara stacca di testa e questa volta fa centro. Prima rete in Serie A per il 22enne prodotto del vivaio bergamasco, ex Trapani e Cesena. Quinto gol invece su palla inattiva subito dal Pescara. Fuori Brugman, dentro Pepe, ma è ancora l'Atalanta a creare apprensione col mobilissimo e sgusciante D'Alessandro. Mitrizza per Biraghi al 31esimo. Oddo tenta il tutto per tutto. 4-2-4, Pepe e il rumeno esterni, Caprari e Manai di punta. Non accadrà nulla, 0 tiri in porta. Biancazzurri senza furore agonistico, terzo KO interno, secondo consecutivo, senza dubbio il peggior Pescara dell'era Oddo. Questa dunque la sintesi, mezzanotte 17 minuti. Allora, tra le cose che ha detto Oddo in conferenza stampa, e poi daremo la linea al telespettatore che si è già prenotato, c'era la domanda fatta sulle scelte operate in sede di mercato proprio da Ivano Di Sciascio. Eravamo in diretta, stavamo ascoltando proprio le dichiarazioni di Oddo e Oddo ha risposto: le scelte in sede di mercato sono state condizionate, di più la società non poteva fare. Borriello prende più di 1 milione, Piniglia non era sul mercato, su Trotta non eravamo così convinti e non c'erano neanche presupposti economici. Oggi non ho chiesto alla squadra di fare una partita sporca, e subentrata un po' di paura di giocarsela come abbiamo sempre fatto. Era quello che temevo, perché ci sono ragazzi alla prima esperienza. Questo un po' la sintesi della conferenza di Oddo. Ma andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Scusa Massimo. Sì. Ascolto, ho richiamato solo per porgere le mie scuse, Massimo. Sì. Sono Enrico, forse sono stato troppo irruento prima quando ho chiamato, ero portato un attimo dal... Mi scuso. No, no, assolutamente. Tutto no, veramente. Non ti preoccupare. No, vabbè, solo una cosa, che al di là delle cose tecniche, cioè anche la paura sto vedendo nel non prendersi la responsabilità in situazioni in cui non si sa più cosa fare, di provare a tirare in porta, di prendersi la responsabilità, un po' di coraggio. Cioè, questa è gente che è arrivata a giocare in Serie A, Massimo. Lo so. Cioè, voglio dire, nel senso, cioè io non voglio mettere al loro posto, ma io ho giocato con Grosso e con Oddo, l'allenato Curi, per dire. Sì. Io per cose mie non ho avuto il carattere di giocare a pallone, ma io se mi ritrovassi in Serie A tirerei appena vedrei lo specchio della porta aperta in situazione di una matricola così. Adesso dormi, però scusate, sto ancora che tu sarai sveglio tutta la sera, notte. È vero, c'hai ragione Massimo, scusatemi comunque, grazie. No, grazie, Enrico, no, scusate. No, ciao
calcio. Allora, mezzanotte e 20 minuti, andiamo a leggere qualche altro post sulla pagina Facebook e poi rivedremo anche il gol subito dal Pescara che ha deciso il match. In realtà disattenzioni ce n'erano state anche nel primo tempo con la traversa di Caldara che poi ha fatto centro, ma anche sul colpo di testa di Zukanovic, sempre su calci sì, da fermo, su palla inattiva. Insomma, quella è una situazione da correggere. Quelle cose noi l'abbiamo subito, per esempio... A Roma con la Lazio è arrivato Milankovic, come si chiama, ha sovrastato tutti di mezzo Milinkovic, metro. Milinkovic, sì. Cioè, poi anche Radu ha fatto il secondo gol di testa in mezzo a quattro di noi. Cioè, noi abbiamo anche questo problema che se non salta Campagnaro a tempo è un po' Fornasier. E noi insomma non abbiamo però insomma Pescara è recidivo su queste situazioni di palla inattiva No, ma le subisce per un fatto fisico perché c'è anche questo problemina fisico. Domenica a Udine Duvan Zapata si chiama, mi piace dire Duvan perché Duvan Zapata si è scontrato con uno dei nostri eccetera, il nostro è andato a terra e lui, lui è andato a fare il gol senza fare fallo, proprio un fatto di peso, di peso specifico. Fucilazione del rigore con cui l'Udinese ha sbloccato il punteggio. Sì, io penso ai centrali del Chievo, l'ho ripetuto altre volte, tutta la gente così. Noi siamo fragili, siamo leggeri. Leggeri. Allora, mezzanotte e 21, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Massimo? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera, sono Daniele da Pescara. Ciao. E ciao, un saluto al grande Bruno Pace. Grazie. Sì, davvero è un... No, grazie. Senti, niente, no, sei un saggio, sei uno che ha tanti anni di calcio alle spalle, si vede. Cioè è navigato, lui è navigato. Ma io ho avuto anche qualche sonoro, qualche parolaccia pure dagli spalti. Questo è un lavoro difficile, un lavoro complicato. E, insomma, è un po' più facile quello che adesso con Massimo Papetta siamo qua a parlare, eccetera. Però se c'è da dire una cosa bisogna dirla. Questa è una squadra che in questo momento mi sembra a pezzi. Ecco. Certo. Tra l'altro anche molto simpatico. Tra l'altro sei anche molto simpatico, grazie, Bruno. Grazie. E di niente. Niente, Massimo, io niente, che cosa aggiungere a quello che ha detto Bruno, a quello che avete detto voi? Anche i telespettatori sono stati molto chiari. Io sono molto perplesso perché si vede che insomma niente, davanti si fa fatica adesso, ma poi anche quando sono state create tante occasioni, voglio dire, se non si segna come si fa a fare punti? Bisogna anche crearle però le occasioni certo però col Napoli le avevamo create poi piano piano anche gli altri cominciano a conoscerti è mica una sorpresa. E volevo fare un appunto, secondo voi perché non è stato provato a prendere Pazzini, visto che sta facendo la Serie B al Verona? Insomma, secondo me è stato un lusso per il Pescara. Vabbè, Pazzini sta giocando in una squadra in B che domina la B, e allora è più facile giocare. Ma se, perché non è Pazzini l'anno scorso in A, per esempio, giocava molto meno. Ecco, un buon giocatore, un ottimo giocatore. Ma per servire Pazzini ci vogliono degli esterni che ti facciano i cross perché lui è molto forte di testa, insomma ci vuole poi qualcosa da giocare su Pazzini per le caratteristiche che ha, insomma questo non è detto che perché adesso andando bene a Verona sicuramente va bene anche a Pescara, è un buon giocatore sicuramente, è cioè, più esperto dei nostri, questo sì. Grazie insomma, Daniele! Grazie a voi, niente, arrivederci. Allora, visto che non posso dire altro. No, se vuoi dire qualcos'altro non c'è problema. Sì, volevo dire, cosa ne pensate dell'acquisto di Pepe? Cioè, mi sembra un giocatore... Beh, è fuori forma, è fuori forma, questo sì. Sì, ma anche guardando... È poco piccante. Sembra che sia venuto a scherzare qui, non lo so, a rilassarsi, lo vedo molto... Cioè non con l'atteggiamento giusto, insomma, tu dici. Secondo me no. Ho capito.
Va bene, grazie, grazie Daniele. Prima della pubblicità ti volevo chiedere, perché ci sono stati attimi davvero di panico anche allo stadio Adriatico Giovanni Corracchia per la scossa che è stata fortissima. La scossa è durata 25 minuti, secondi, 30 secondi, una cosa, e molti si sono alzati e stava venendo fuori un po' un caos, perché c'eravamo tutti ammucchiati, certo, sulle uscite, e quindi per prendere l'ascensore, per di corsa, con i bambini, molti genitori hanno portato via i bambini, infatti è stato un pochino, sì, insomma, pesante questa cosa, all'improvviso. Era stata accennata in casa alle 7:10, sì, mi pare, sì, al punto 19. Che io ho avuto un girento di testa, ho detto a mia moglie: mi sento poco bene, mi sono sdraiato sulla... No, proprio perché, invece dopo ho visto che l'orario coincideva, certo, ed era proprio la scossa, una prima scossa, ma la seconda è stata fortissima. La seconda è stata il 5,94 di Richard, quindi... E purtroppo è sempre sulla stessa zona, certo, insomma, gente già martoriata, tutte queste cose, insomma, lì ci sono, il nostro Appennino centrale, certo, è sotto, c'è qualche apprensione anche in qualche paese abruzzese ancora, è vero. Perché sembra che c'è, io non faccio lo scienziato, ma c'è questo radon che è un gas, sì, che viene fuori dalla terra quando c'è qualcosa che si muove, sì, in modo non apposta. E sembra che qualcuno ha detto che il paese qua si vedono, insomma, queste. E comunque, insomma, sono esalazioni, stati momenti di paura anche all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Angelo Biancazzurro, anzi no, Piero Gasperi scrive, poi andremo anche a leggere il post di Angelo Biancazzurro. Buonasera Massimo, una buona serata anche a Mister Pace. Quanto mi fa rabbia vedere un giocatore come Piniglia stare seduto in panchina. Non mi venissero a dire che non era sul mercato. Se Pepe e Aquilani prendono 1 milione in 2 e non si possono guardare, allora fai l'investimento su un giocatore come Piniglia, almeno ti assicurerebbe una decina di gol in Serie A. Devi spendere. Angelo Biancazzurro, premesso che ci sono cose più importanti di una partita di pallone, questo Pescara inizia pian piano a sgretolarsi, e così il suo allenatore Oddo. Ho la sensazione che da qui in avanti andrà sempre peggio, non vedo purtroppo margini di miglioramento e bisognerà cambiare anche allenatore, ammesso che serva qualcosa. Sebastiani aveva dato 8 al mercato estivo, sì, in una scala da 8 a 200 allora va bene. Squadra incompleta e scarsa in tutti i reparti. Secondo te, insomma, sì, sicuramente l'organico è incompleto e non è competitivo sicuramente. Però tutti quanti quando sono arrivati lo stesso... No, ma è così scarso come scriveva Gio Biancazzurro, ma insomma... Beh, io quando vedo per esempio le squadre che sono ritenute all'altezza del Pescara, almeno la partenza... E tutte hanno alcuni, non so, l'Empoli non ha ancora segnato nessuno, sì, ma già gente, ha fatto 2 gol in 10 partite l'Empoli. Sì, però ha Girardino, l'altro pelato, c'ha Maccarone. Maccarone e Pulcinelli, voglio dire, c'è gente che c'è in qualche modo insomma, l'abbiamo vista segnare, eccetera. Il senza Cagliari, considerare Saponara, che però quest'anno Saponara, il Cagliari, sì, oggi ha preso il batò, 5 dalla Fiorentina, 4 dalla, insomma, però il Cagliari ha gente che noi, certo, insomma, sogneremmo, tipo il nostro Melchiorri, Sau, il ragazzo, il brasiliano, come si chiama, il Morettino che gioca sulla faccia. Sì, giocatori sicuramente. Cioè, giocatori. Il Chievo ha, inglese di Pescara, non è che sia, però inglese. Poi tu alludevi a Joao Pedro, che è infortunato. Joao Pedro è fortunato, no, ma l'altro brasiliano, il destro, quello. Vabbè, cioè tutti hanno dei giocatori che sulla carta possono darti, certo, una mano. Il Pescara, insomma, Manai ha giocato sempre nella primavera. Quel ragazzo, l'altro, Baybeck, ha giocato in Francia, però, certo, pochissime partite. Non abbiamo neanche, diciamo, la certezza che possano portarti a un... Perché queste in Serie A, a parte una difesa arcigna, che insomma da noi un po' traballa, devi avere almeno 1 o 2 attaccanti attorno agli 8-9 gol, 10 gol, perché così ti puoi creare un gioco sulle qualità individuali di questi giocatori.
E come ha il Chievo, che è tutto bloccato, però poi ogni tanto certo. Arriva uno, arriva l'altro. Anche lì, insomma, sono squadre che hanno una struttura anche diversa. E poi gente che sta da 20 anni in Serie A, e quindi conosce perfettamente la Serie A. Assolutamente. Allora, ci fermiamo per pochi istanti, 00:30, la linea torna a Max Pacilio, poi magari vedremo anche qualche gol di altre partite che si sono disputate questa sera. Tra l'altro c'è da dire che nella Juventus ha segnato una doppietta Chiellini, non gli accadeva col piede destro, fa male, cioè, è tutt'osso, entra, non al limite fino finché all'espulsione, ma quasi. Intanto quello che subisce rimane dolorante, ha delle ossa dure, così sembra un condor, un piccolo condor. Eccole qui, le azioni di Juventus Sampdoria. Tra l'altro la Sampdoria, insomma, ha fatto un massiccio turnover. Marco Giampaolo, eccolo qui, il primo gol di Chiellini, che poi si ripeterà. La Juventus ha battuto la Sampdoria 4-1. Sì, Chiellini, questo sì, poi l'altro non l'ho visto. Mandzukic, Chiellini, autore di una doppietta, e poi Pjanic aveva segnato il 2-1. Schick, il giocatore della Sampdoria, però ripetiamo, Giampaolo aveva operato un massiccio turnover, tant'è che non hanno giocato né Muriel né Quagliarella. Tra l'altro, tre pali Pugioni. Non hanno giocato neanche a Pescara. Sì, questo è vero. Però sono titolarissimi. In campo, però sono titolarissimi. Sì, lo so. Va bene, queste sono le azioni principali della partita Juventus-Sampdoria, 4-1 il verdetto finale. Qui guarda che cosa combina Pugioni, e poi il gol di Pjanic, il 3-1, tra poco dovrebbe esserci anche il 4-1 firmato proprio da Chiellini. Credo di sì, eccolo lì, è proprio Higuain che è andato, ha cercato di ribadire in rete. Questo è il quarto gol di Chiellini, sempre di testa sul filo del fuorigioco, dunque doppietta di Chiellini. Juventus batte Sampdoria 4-1, poi vedremo anche altre immagini di altre partite di questo turno infrasettimanale, ma intanto la linea a Max Pacilio, un'altra pausa pubblicitaria. Eccoci qui, allora 00:37, stavamo parlando nella pausa pubblicitaria, durante la pausa pubblicitaria anche dell'Atalanta, che è un'ottima squadra, sicuramente ben guidata da un allenatore che io stimo molto, ha che confermato le sue qualità negli anni. Che non, è, non sta allenando una squadra di primissimo rango, perché non è un personaggio televisivo, è uno tranquillo, ha una vocetta piccola, però fa anche scuola, lo Juric del Genoa molto bene, e fa la situazione tattica identica, perché è stato il secondo suo a Genova, certo. È un grande allenatore. Assolutamente, sono piccolo di statura, eccetera. Così è vero. Tra l'altro, ha fatto molto bene. Bravo. A Genova ha fatto benissimo, vincendo un campionato di Serie B nel 2007. C'è stato per 7 stagioni, tanti campionati di Serie A di ottimo livello. E quest'anno è partito male. Però adesso 5 partite, 4 vittorie e un pareggio. Dall'altra parte della classifica, colonna sinistra, insomma. L'Atalanta ha altre prospettive rispetto al Pescara, non fosse altro per il reparto avanzato, insomma Piniglia era in panchina, stessa cosa dicasi per Petagna, insomma, giocatori che nel Pescara sarebbero titolari. Andiamo al E non solo nel Pescara. Pronto Rete 8 Sport. Buonasera Massimo, sono Nicola. Salve Nicola. Buonasera anche signor Pace. Buonasera Nicola. Buonasera a lei. E ovviamente, ma adesso siamo in fase proprio involutiva al 100%, adesso noi fino alle partite precedenti avevamo seminato elogi e non avevamo raccolto punti, però adesso sinceramente mi sono sentito il dovere, diciamo così, sportivo di chiamarvi, perché qui stiamo veramente, abbiamo preso la china, che non è bella per niente, La squadra è, come dicevo, in fase involutiva, poi non mi piace la sufficienza con cui questa gente, faccio i nomi, posso anche farli, Biraghi, Memusciai, Aquilani e l'altro, Pepe. Mi sfugge il nome, non li vedo, a parte la fisicità che la subiamo, basta vedere il secondo gol di Zapata, siamo stati spazzati via domenica, ma quello che non mi piace, manca quell'agonismo, quell'animo spugnante che la squadra... Sì, senza cattiveria, questo è vero. Questo
questo, e questo è preoccupante. Questo e è preoccupante. Poi la sufficienza, sì. Questo è una partita che questa sera dovevamo almeno prendere un punto. La sufficienza, viene, guardate il gol che subiamo di testa, a parte il fatto, il solito momento statico della difesa che ci facciamo beccare come dei polli, ma quello sulla linea di porta ha fatto un'alzata da gambi in modo corpo. Brugman. Sì, in un modo sì. Talmente come per dire, vabbè, dai, alziamo sta gambetta, è giusto. No, signori, così non ci siamo. E non ci siamo, e lo vedo perché innanzitutto questo cambiare, questo continuo a cambiare formazione e tenere fuori Benali è un delitto, perché questa squadra si muove bene quando Benali è in campo. E seconda, visto che all'attacco non c'è niente, mettiamo Mitrizia che se non altro un po' di brio lo porta. È inutile che aspettiamo il mercato di gennaio. Signora, non c'è molti attaccanti buoni in giro, anche perché oggi fa capire chiaramente, non lo capisco quando dice così, no, quello costava troppo, questo non va bene per il nostro gioco, quell'altro non si adatta, e allora che vogliamo fare? Allora, scusi, ma se pigliamo Manai, che viene dai ragazzi dell'Inter, ci potevamo tenere Di Massimo, che viene dai ragazzi della Juventus, è uno della nostra regione che ci metteva almeno un po' di animo, un po' di più. Beh, Di Massimo è un esterno, e quindi sì, infatti. Mentre Manai è proprio un centrale, ma Manai non è sufficiente evidentemente in un campionato di Serie A per il Pescara, questo sì. Sì, sì, ma poi, Pace, mi scusi, ma si può vedere una squadra di Serie A che in 90 minuti non riusciamo a fare un tiro in porta degno di tale nome? Ecco, sì. Io secondo me sono molto preoccupato e mi sa che la china che abbiamo preso non mi piace per niente, mi auguro di sbagliarmi sinceramente. Perfetto. Però, dobbiamo cambiare mentalità e inculcare una mentalità di combattimento che è mentale, che in questo momento non c'è. E non si può mai prescindere da quell'aspetto, questo è poco ma sicuro. Soprattutto una squadra però, come quella come il Pescara, che quando, deve sopperire a certi però limiti. Quando non c'è la grinta eccetera, purtroppo si manifesta in due aspetti: uno, se qualcosa non va sul piano caratteriale; due, se si ha paura di mettersi in evidenza, e allora piano piano dice, sa cos'è, fa correre lui, ma non è una cattiveria, una cobra, cioè inconsciamente, sai quante volte mi sono nascosto io, per esempio, quando giocavo. Cioè, allora dà l'impressione di essere a bullico, si evitano le responsabilità. Perfetto. Questo può capire. Grazie Nicola. Scusa Massimo, su ultima cosa, ho visto il Fiorentino Crotone, ho visto il Crotone con coltello fra i denti, ecco. Voglio vedere una squadra in quel modo. Poi si può anche retrocedere, ma con dignità. Grazie, buonasera. Grazie. Sì, ha ragione Nicola, insomma ci vuole Nicola, la Vis Pugnandi, che è un aspetto imprescindibile, soprattutto per le squadre che devono salvarsi come il Pescara, che devono sopperire a limiti, direi, oggettivi. No? Dal punto di vista proprio strutturale dell'organico, la grinta non deve mai mancare. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? No, sì. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Gianluca di Pescara. Salve Gianluca. Niente, volevo semplicemente dire che non si retrocede facendo 40 gol in un campionato e diciamo, il parco giocatori del Pescara non ha questi numeri. Insomma, per tutto il discorso che già avete fatto precedentemente. Sì. E, in particolare, comunque, al di là delle colpe della società, che insomma avrebbe dovuto acquistare un attaccante di livello, credo che comunque l'allenatore all'inizio del campionato diciamo abbia accettato la squadra, diciamo, dichiarando che gli stava bene il mercato, e quindi in un certo senso si è assunto la responsabilità di questa rosa, di questa formazione, dicendo che il Pescara si sarebbe salvato con il insomma con il calcio, sì, con il bel gioco, insomma. Quindi a questo punto queste dichiarazioni, secondo me, in un certo senso anche discolpano la società, perché comunque non so se riesco a spiegare il concetto. Otto ha, diciamo, appunto, cioè, si è assunto, ho capito, cioè dicendo che il mercato era stato positivo, in un certo senso ha fatto capire che la società ha fatto il suo dovere, insomma. Beh, questo no, okay. Dico questo, che sicuramente a livello di numeri una squadra si salva con 40 gol in base alle ultime statistiche, e il Pescara non ha questi gol, diciamo, nella rosa. No, non ce l'ha. Esatto, quindi comunque la società da questo punto di vista ha avuto una mancanza. Però nel momento in cui l'allenatore inizia il campionato, fa dichiarazioni, accetta, dice che la squadra c'è, che si salveranno col bel gioco, che gli sta bene così com'è, a questo punto penso che magari ha anche sbagliato a fare certe affermazioni. Comunque a questo punto, in prima linea, nel bene e nel male, in quello che è la,
l'andamento della squadra. Perfetto, cioè, grazie, grazie Gianluca, grazie. Ciao. Allora Bruno, insomma, un fatto è certo, questa squadra difficilmente potrà cambiare il suo modo di interpretare il calcio per mancanza di fisicità, muscoli, centimetri, sono discorsi che abbiamo fatto ormai da settimane, però bisogna trovare un equilibrio. Cioè il punto è questo. L'equilibrio a metà campo lo puoi anche trovare, ma l'equilibrio presuppone poi uno sfogo davanti, che invece in questo momento tra infortuni, acciacchi, non presenze e qualche piccola deficienza tecnica è difficile da trovare. E ritorniamo sempre allo stesso punto. Il Pescara oggi, pur giocando così, nei primi 20 minuti, anche la squadra... L'Atalanta stava lì, tic toc, magari meno preoccupata del Pescara, però non avevano mai tirato in porta, non erano entrati in area né uno né gli altri. Magari avessi avuto un attaccante che ti poteva fare la cosa, allora la situazione cambiava completamente. Quello che mi preoccupa è che io non vedo in lontananza la possibilità di risolvere una partita anche giocando maluccio. Quante volte si gioca maluccio e tu vinci la partita? Cioè, giocando in modo sporco, questa squadra non è capace di vincere partite. Però può capitare che pur giocando così, eccetera, vince la partita, anche, capito? E invece noi no. Magari ci vorrebbe più di attenzione dietro. Però, Noi non facciamo un gol su punizione, non tiriamo neanche, pure Aquilani si tira le punizioni. E nei colpi di testa, se non è Campagnaro, e l'ha dimostrato in casa facendo autogol e gol, va a saltare lui, eccetera. Queste sono cose pesanti perché insomma, molte partite si vincono proprio sui calci piazzati. Certo. Insomma, il momento è delicato, diciamo così. Allora, no, è preoccupante. È preoccupante. Mezzanotte e 45. Andiamo ancora al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Buonasera, sono Guido e chiamo da Pescara. Salve Guido. Buonasera a tutti. Allora, i discorsi che sono stati fatti sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti, quindi concordo pienamente, lo stato avulso del gioco, poi diciamo è stato supportato pure dalle parole un po' di Oddo, che mi è sembrato anche molto abbacchiato rispetto alle precedenti sue interviste, il che è tutto dire, quindi evidenzia proprio lo stato di fatto delle cose attuali. E in più vorrei spendere due parole per Pepe, che a parte quello che avete detto voi, che è completamente fuori condizione, ancora non recupera, non rientra in condizione e via discorrendo, però quello che ha fatto oggi è veramente dell'incredibile, non lo accetto, perché rispondere a un tifoso che stava a fianco a me in curva sud a vedere la partita, dopo quel tentativo di prendere il rigore, tra parentesi fatto pure in malo modo, vorrei ricordargli che non gioca più con la Juventus, che appena cadeva in area per una spinta più o meno fattibile, tanto da dare un rigore, e insomma che si rendesse conto che gioca col Pescara, che si rendesse conto che deve cercare di fare altro, e tantomeno rispondere con dei gesti verso il pubblico. Perfetto, grazie, questo non lo sapevamo, ci fidiamo di quello che ci sta raccontando, anche perché io l'ho guardato in televisione. Questi giocatori che hanno conosciuto anche i momenti più brillanti della carriera, tipo Buffon, che io cito il numero uno, Pepe, Giovanni, Francesco, c'è quel pizzico di supponenza che non permette loro di accettare un piccolo rilievo, una piccola critica, ma perché non ci sono, ma l'autocritica è una forza per una persona se ce l'ha. Sono d'accordo. Ma nessuno dice, tu quando giocavi all'ala destra, io ti dicevo, oggi hai giocato male. Palla. Tu dicevi, sì è vero, oggi ho giocato vero, male, mister. Avevi questo, è vero. A parte gli scherzi, intanto stiamo vedendo i gol della partita Lazio-Cagliari. Sì. Tra l'altro il gol non era di Marco Capuano, aveva tentato il colpo di testa, c'è stata l'autorete di Wallace, ma eravamo già sul 4-0 per la formazione di Simone Inzaghi. Questi sono i gol della Serie A che stiamo vedendo in rassegna. Questo è il Napoli che ci ha messo un po' per sbloccare
sbloccare la situazione. Sarà proprio Mertens, che abbiamo visto inquadrato proprio in questo momento, il colpo di testa di Caglion. Dunque Napoli qui in questo momento sempre sullo 0-0, tra poco sbloccherà la situazione, ripetiamo, ci ha messo un po' per farlo la squadra di Sarri, però insomma era importante vincere e soprattutto dare continuità ai risultati dopo la vittoria di Crotone. Ecco qui un'altra parata del portiere dell'Empoli, insomma il Napoli è stato attaccato praticamente all'inizio alla fine, ma era nelle previsioni. Mertens sblocca il punteggio dopo un'uscita non impeccabile in questo caso del portiere dell'Empoli Skorupski. Poi una traversa, credo? Sì, la traversa del numero 8, chi era? Jorginho? Sì, ah no, sì. Non è la traversa, grande parata di Skorupski. E poi c'è il tentativo invece di Maccarone con la parata di Reina, grande reattività da parte del primo difensore partenopeo. Poco prima c'era stata la traversa colpita dall'Empoli, poi gol mangiato, come si suol dire, gol subito, il 2-0 della formazione di Maurizio Sarri. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao, buonasera, sono Francesco da Pescara. Salve Francesco. Io volevo dire che secondo me, no, quando un intero popolo sportivo, dei tifosi, no? Sì. Tutto il popolo dice una determinata cosa. Scusa Francesco, guarda qui Bruno, guarda che azione Politano, il gol del vantaggio di Cannavaro, una gran palla per Cannavaro, ha fatto una cosa straordinaria, tra l'altro Politano viene dalla Roma perché è cresciuto lì. Sì, è migliorato tantissimo. Vai Francesco. No, dicevo, no, quando un intero popolo sportivo, dei tifosi, dice, un intero popolo, dall'inizio del campionato, afferma che manca degli attaccanti di struttura, e poi si sente dire dall'inizio del campionato i vari giornalisti delle TV locali che questo non era vero, che si può giocare anche senza attaccanti di struttura e di esperienza, quasi facendo capire che i tifosi non capiscono niente di calcio. Ecco, questa è l'evidenza adesso, sono davanti agli occhi di tutti. Grazie, arrivederci. Va bene, noi abbiamo dato spazio sempre a tutti, no, in realtà non abbiamo mai detto. Anche la Roma giocava con il falso 9, ma era Totti, era questo, era quell'altro, insomma. Il Pescara... Ma non scopriamo nulla di nuovo, è talmente evidente che manchi insomma una punta d'esperienza. Insomma, mancano, l'anno scorso non lo stiamo scoprendo certo ora. 30 gol che adesso sono mancati. Insomma. Mi pare logico, questi sono i gol della Juventus che rivediamo in sequenza. Allora intanto torniamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, ci avviamo alla conclusione di questo speciale, il consueto approfondimento. C'è una fascia pubblicitaria, prima mi suggerisce il regista, che ringrazio, Max Paciglio, e poi ci avvieremo alla conclusione di questo consueto approfondimento interamente dedicato alla Pescara. 0-1 oggi, altra sconfitta interna, la terza dall'inizio del campionato, solo 3 punti nelle ultime 8 partite, l'Atalanta ha espugnato l'Adriatico. Giovanni Cornacchia, per chi non lo sapesse, lo diciamo adesso, gol di Mattia Caldara, che è un ottimo giovane che avevamo visto già in Serie B nel Trapani e nel Cesena, classe 94. Telefono, pronto Rete 8 Sport? Massimo, mi senti? Sì. Ciao, buonasera, sono Roberto Pompeo, ci risentiamo dopo tanto. Ciao carissimo Roberto. Ciao Massimo, ciao. Senti, chiamo perché oggi ho visto la partita allo stadio, ero presente, e anche qualche giorno fa ho visto in TV quella con l'Udinese. Sì. Io sono rimasto molto perplesso oggi perché ho visto un'involuzione del gioco preoccupante, nel senso che contro l'Udinese la squadra, nonostante avesse perso, non mi era dispiaciuta, c'erano state delle buone trame, poi sono stati commessi quei due errori, falli di rigore, sì, però insomma, nonostante avesse giocato senza la punta eccetera eccetera, comunque la squadra aveva dato buoni segnali. Invece oggi contro l'Atalanta proprio ho visto un'involuzione del gioco preoccupante. Spero sia magari un po' di stanchezza, giocare ogni 3 giorni, non lo so, il campo non ha aiutato, tante cose possono essere, però non mi è piaciuta per niente oggi la gara. Poi una cosa che volevo dire è che riguardo Odd è sicuramente bravo, non sono certo io che lo devo dire, tutti gli esperti di calcio lo stanno ammettendo, è una persona che ne capisce e ha dato un gioco alla squadra. Galeone stesso ha fatto delle dichiarazioni importanti,
però non mi è piaciuto quando in un'intervista ha detto che questa squadra deve considerare il fatto che noi dobbiamo mettere in conto 20 sconfitte all'anno, dobbiamo capire che siamo il Pescara, quindi non, sì, non possiamo pretendere più di tanto, non abbiamo giocatori che ci risolvono la partita. No, questo sarà anche vero, per carità, che dobbiamo mettere in conto 20 sconfitte, ma io fossi in lui non lo direi, nel senso, a livello psicologico, se io fossi un giocatore del Pescara non è che la prenderei proprio bene questa cosa. Poi non so come la vede Pace, vorrei un infatti parere. Adesso lo chiediamo subito a Bruno. Tu ai tuoi giocatori mi hai detto dobbiamo mettere in conto 20 sconfitte? Mentivo spudoratamente. Grazie Roberto. Mentivo spudoratamente, magari erano 30, però non glielo dicevo. Ah, ecco, non... capito. Capito? E quindi men che meno in conferenza stampa, insomma. Beh, men che meno, sì. Vabbè, ma lui, però lui si preoccupa del fatto, insomma, si preoccupa di come vanno le cose. Certo. Quello che non va è che a monte aveva detto cose esattamente contrarie a queste, cioè... Sono soddisfattissimo, la squadra ha benissimo, il mio modulo, la mia cosa, cioè tali da inculcare in tutti, ma sarà meglio il 9 o sarà meglio la punta? Sarà meglio la punta, sarà meglio il 9. Era stato insinuato questo dubbio, è il dubbio che è il dubbio che c'è stato sempre, addirittura qualcuno diceva proprio col 9 che il Pescara si può permettere di giocare in questo modo perché manda fuori registro, fuori giro, giri i due centrali difensivi delle squadre che va a incontrare. Ecco, questo è un po' l'idea. Quindi io sono sempre per sarei finché mi hanno tenuto nel circo, sono sempre stato per due punte, quantomeno o tre. Con una bella tornata e fa anche il gioco e due punte. Quindi 3-5-2, dai. No, a te piace il 3-5-2? No, per Bruno Pace il 4-3-3 può essere la panacea, il 3-5-2. Sì. No, vabbè, no, ma non abbiamo i tre centrali, non ridere, perché non l'abbiamo. No, adesso Campagnaro domenica, vabbè, chiaro, a Milano. Campagnaro è squalificato. Sono d'accordo, quindi Bjornbrich, quel biondo Bjornberg che a Sassuolo ha marcato De Frel, al contrario che Mancino l'ha marcato a destra, quello si è girato e ha fatto gol sul primo palo. I centrali ci sono, ci sarebbero, però sono solo tre: Coda, Fornasera e Zuparic. Allora, Coda viene da un infortunio che è continuativo, ogni tanto. No, ma Coda era stato fermato al però non gioca da mesi, quando ha giocato e poi si fa un po' acciaccato, allora riparte e poi è disponibile, ma non lo mette Odo, eccetera. Certo. Zuparic non gioca da 7-8 mesi e Fornasier non credo che sia il tipo capace di guidare una squadra. Lui esegue bene le disposizioni di un capo che in questo caso è un gregario, ma non può. Quindi insomma questi tre qui non mi sembrano... Assolutamente, ma per domenica credo proprio di no, insomma, in casa del Milan. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, Bruno, un saluto a te e anche al mister Pace. Ciao Bruno. Grazie. No, volevo dire che considerando la campagna acquisti, diciamo l'insufficienza dei vari giocatori, vari Biraghi, c'è Pepe, Aquilani che devono dare qualcosa in più, vari Cristante, no? Mm-hmm. Secondo me eravamo più forti l'anno scorso. Perché tutti parlano di Lapadura, che è sicuramente un'assenza importante, ma oltre alla Padura dobbiamo mettere anche quello di Torreira, bravo, che a Genova con la Sampdoria si sta rivelando un grande giocatore, assolutamente, sul mercato. Assolutamente. E anche quello di Mandragora. Sì. Poi volevo dire, no, diciamo una piccola provocazione, che Pepe nel prepartito lo vedo molto dinamico quando va a scherzare con i vari giocatori delle altre squadre, molto, però in mezzo al campo lo vedo poco dinamico. Cioè ormai siamo arrivati quasi a novembre, ma sta forma Pepe quando la prende? Questo è un altro... Ne abbiamo appena accennato. Ne abbiamo parlato. Queste sono... Grazie Bruno, ciao, grazie per questo intervento. Mezzanotte 57, qualche altro post e poi andremo in pubblicità perché dobbiamo chiudere. Close subito, scrive Massimo Manon. Che dici? 38 anni. Cosa è stato un fuoriclasse, quello che ha fatto più gol nei campionati del mondo. Per carità. Era uno che alle 7 del mattino, non lo conoscevi, con un cappellino andava sul Tevere a pesca. Ah, e dove andava a fare allenamento alle 10? A pesca, i pesci che c'erano nel Tevere,
che attraversa la città di Roma. Tu come fai a avere queste news così? No, letto. Da grande giornalista, da buon giornalista, da buon giornalista quale sei, leggo avresti poco. Dovuto documentarti. Certo. Perché dopo un po' lo riconosceva qualcuno ed era lui che usciva con questa... Singolare, diciamo singolare. Ma mai un fallo, è un signore. Poi va dei gol straordinari. Quindi tu lo prenderesti Klose, visto che... non so come sta, magari 38 anni. È a pesca, magari adesso scivola nel... Allora, torniamo ancora sulla pagina Facebook. Fausto Grande scrive: inutile piangere sul latte versato, benché qualche solone facendo il male del Pescara abbia appoggiato completamente il comportamento dei dirigenti biancazzurri. Adesso bisogna fare punti col coltello tra i denti, anche di pareggio in pareggio. Arrivare a 13 punti al giro di boa per poi tornare pesantemente sul mercato e provare a toccare quota 34-35, a mio parere, sufficienti per salvarsi. Beh, insomma, se le cose dovessero continuare così, la media salvezza, la quota salvezza sarebbe destinata ad abbassarsi effettivamente, no? Perché le ultime tre sembrano davvero staccate dal resto della truppa. Però devi mettere gli stivali delle sette leghe, perché se ti metti, se fai una proiezione per le partite giocate con i punti che abbiamo fatto... Insomma, arrivi a 20 di due punti. No, però diceva giustamente, scriveva Fausto Grande nel posto, poi a gennaio devi intervenire pesantemente sul mercato. Insomma, è chiaro che a gennaio bisognerà fare qualcosa, no? Sì, bisogna fare qualcosa, bisogna vedere intanto cosa serve, sperando che questi signori che sono venuti adesso ti diano effettivamente una mano, perché noi li ricordiamo bravi questi giocatori, sono l'ombra di loro stessi, insomma. Lo stesso Aquilani, lo vedo pavido. Fatto bene a Udine. A Udine bene, eccetera, però anche il secondo tempo con la partita in casa mi era cominciato a piacere, insomma. E adesso invece no, non so se lui non ha Aquilani, non può fare l'interno perché non ha il passo della mezzala, non ha la corsa della mezzala. Cioè, non ce l'ha come una volta. Non ce l'ha più. Allora invece è un giocatore. Quindi secondo te Brugman, Aquilani, l'uno esclude l'altro? Non lo so, ti faccio questa domanda. Brugman non è chiaro che deve giocare. Sta andando, deve giocare. Cioè, secondo te, insomma, entrambi insieme, insomma, coesistenza difficile in quel tipo di centrocampo? Beh, io per me sì, perché spesso si accavallano e non c'è la corsa dalla mezzala che va a sostenere la punta, oppure l'esterno, stanno lì tutti e due. Un altro dato di fatto: non c'è più Torreira, questa squadra non ha un interditore vero di ruolo. Ci sarebbe il ragazzo, come si chiama, che viene dal Portogallo, i nomi, il mediano che... Dal Portogallo? Beh, ha giocato in Portogallo, del Milan, Cristante, no? Ah, Cristante, sì, però non è proprio un interventore. No, voglio dire, appunto, è uno che fa legna, sì, ma non è un incontrista. Di struttura, va addosso, cioè, ha giocato in Portogallo, sì, no? Sì, come? Allora tu eri impreparato, è lui che ridi, cosa ridi? Va bene, allora ci fermiamo per pochi istanti, è tardi, quindi siamo anche poco lucidi, evidentemente, tra poco il grappino, allora ci fermiamo per... Si sorride naturalmente, anche perché si parla di calcio e quindi, insomma, non è un dramma, sì, si è persa una partita, però, speriamo che si possa chiaramente, no, possa svoltare questa stagione del Pescara. E soprattutto dopo la partita di oggi c'è preoccupazione, perché l'involuzione è sembrata evidente, però insomma c'è ancora tempo e soprattutto c'è una classifica che consente ancora di sperare, voglio dire. No? Perché siamo alla decima giornata, il Pescara è quart'ultimo, è vero, domani il Palermo giocherà con l'Udinese e teoricamente potrebbe anche superare il Pescara in caso di successo, però le ultime quattro sono lì, sono più o meno staccate dalle altre, quindi sarà un campionato del campionato, come abbiamo detto in questi giorni, e bisognerà cercare di fare più punti possibili sino a gennaio. Poi a gennaio si volterà pagina, c'è il mercato che dovrà essere quest'anno intelligente una volta per tutte rispetto alle altre stagioni, perché a mio avviso ci sono tutti i presupposti ancora per lottare, soprattutto per centrare questo agognato. No, l'abbiamo traguardo dimostrato nelle prime partite, certo. Poi piano piano, vedendo che nonostante si giocasse bene, venisse fuori, e i punti non venivano, piano piano è cominciato la fiducia a scemare.
e adesso c'è un'involuzione evidente e palese, e poi la squadra, come diceva Oddo, comincia a ritirarsi indietro, non andare a raddoppiare, ma magari non mi stare qua, capito? Cioè dovrebbe tornare a giocare liberamente, insomma, dovrebbe essere libera di testa. Non è facile quando purtroppo i risultati non arrivano. Tu hai allenato per tanti anni, sai benissimo quando, insomma, si gioca per un obiettivo, è difficile poi reagire se i risultati non arrivano, no? Sì, le scelte non sempre sono le più giuste, le dell'allenatore. I giocatori hanno questi signorini procuratori che rompono le scatole e dicono: ma non ti fa giocare, non ti preoccupare, Staltrano ti mando lì, ti mando qui. Non lo dicono ufficialmente, ma il giocatore che non ha un'esperienza di vita particolarmente brillante, perché da giovanissimo è messo in questo circuito dove c'è un aspetto anche brillante, se vai bene, insomma, guadagni bene e stai bene fisicamente, qualche ragazzina ti viene dietro, però questo non è sufficiente per sostenere poi. Cioè, c'è poca partecipazione, ognuno gioca per conto suo quando le cose vanno male. Quando le cose vanno male, ognuno cerca un po' di nascondersi e gioca per conto suo. Cioè, per evitare un po' l'assunzione, di responsabilità. Quando le cose andavano male, non facevo i ritiri, perché tra i ritiri si annidavano i gruppetti. I gruppetti, e allora ognuno a casa con le proprie famiglie, perdevamo lo stesso, ma almeno dormivamo bene. Va bene, allora ci fermiamo per l'ultima volta, l'1:05, linea Max Pacilio, poi le conclusioni finali di questa trasmissione. Eccoci qui, allora 1:09, dobbiamo chiudere. Allora, brevemente, intanto mi dicevi durante la pausa pubblicitaria che avevi tante qualità da calciatore, ma noi le conoscevamo, perché insomma ho anche letto i libri che ti riguardano, però genio e sregolatezza, insomma, hai buttato le artiche, carriera. Mi faceva comodo, perché quando ti faceva male, dice, ma c'era la sregolatezza, capito? Ah, ecco. Ricordate quello che dite di me, genio... Zero, regolatezza. Poi facevi una bella vita, vabbè, insomma, tutti ricordi belli, insomma. Sono andato a Bologna a 17 anni, fino a 29 anni. Pensa Bologna è una città che accoglieva, è come una famiglia allargata. Ah. E non so, delle signore, noi giovani, che stavamo tutti quanti in una foresteria. E, ragazzi... venite su che ho preparato le lasagne, veniamo, andavamo noi a mangiare, cucinavano molto pensa un po', e facevate arrabbiare gli allenatori di turno. Bene, allora dobbiamo chiudere, intanto volevo sottoporti insomma, tra virgolette, insomma, le prossime quattro partite saranno davvero complicate per il Pescara. Allora te le propongo io. Milan Pescara si comincia domenica. Devo vedere il Pescara di oggi, mi auguro che il Pescara faccia 3 punti con almeno uno da qualche parte, insomma. Allora, ricapitoliamo. Milan Pescara domenica alle 15, poi Pescara Empoli si giocherà alle 12:30 di domenica 6 novembre, poi 2 trasferte consecutive contro Juventus e Roma. Ragazzi, che dobbiamo dire? 3 adesso? Partite proibitive, però c'è quella con l'Empoli che è decisiva, per il discorso dei 4-5, può essere che una squadra che sta davanti possa scendere giù, ma non mi pare che il Genoa è tornato anche Pavoletti, la Sampdoria, ma insomma alla fine c'ha delle punte. In questo momento la classifica dice chiaramente quali sono i valori. Quella. Le ultime 4 sono quelle più in difficoltà, ovvero Palermo, Crotone, Empoli e Pescara. Queste sono le 4 squadre che si giocheranno in questo momento. Non ha mai vinto neanche il Crotone, sta vincendo stasera. Eccola qui la saremo rimasti ultimi. Assolutamente. Il Pescara tra l'altro non ha mai vinto sul però campo. Però basta aggiollarsi al sole con quella fare dei 7 punti. Noi abbiamo 7 punti, ringraziando Dio, però insomma quello che abbiamo espresso vale 4 punti in questo momento, anche se non siamo stati fortunati. Sono 6 sconfitte sul campo e 4 pareggi. Allora, questa è la classifica reale, diciamo, dei risultati ottenuti sul campo. Poi ricordiamo la vittoria a tavolino contro il Sassuolo. Allora, 1:12, noi ci fermiamo qui. Qualche altro post velocemente, Max? Allora, per Luigi Esposito scrive: salve, ma non bastava confermare la squadra della scorsa stagione e sostituire
Torreira con Brugman e la Padula con una punta della Serie B di spessore? Perché Oddo si incoccia con Biraghi e Aquilani? Può essere che i nuovi abbiano destabilizzato l'armonia e l'entusiasmo che c'era nello spogliatoio? Secondo te i nuovi possono aver destabilizzato? C'era l'armonia nello spogliatoio perché era una squadra nei primi posti della classifica, certo, che mirava la B. Adesso negli ultimi posti l'armonia viene un po' a mancare. Però non è che sono stati c'è loro. Chi scrive squadra scandalosa. Andrea Merlino scrive: la Serie A esige una società di tale livello di solidità, altrimenti non saremmo a commentare una squadra così incompleta. Chiedo a mister Pace se per ovviare prima di gennaio si potrebbe provare a spostare Aquilani davanti alla difesa, due mezze ali in base all'avversario, secondo l'avversario, Brugman regista avanzato e due esterni tenuti volutamente larghi, avremmo più equilibrio e maggiore profondità, cioè una sorta di rombo. Sì, il rombo, l'abbiamo appena detto che Aquilani non ha più il passo di una volta per fare la mezzala, mentre può benissimo giocare, disimpegnarsi davanti alla difesa come con i piedi buoni che ha. Insomma. Quindi, insomma, per trovare sta andando bene, adesso però Oddo dovrà prendere una decisione secondo me, in questo senso, perché deve provare nuove soluzioni. Non so, adesso prima scherzavamo quasi sulla difesa 3, però anche questo cambio qui, vedere questo Biraghi che non è né carne né pesce, va girando per lì, però posso fare anche il centrale, non è né centrale né terzino. Dobbiamo parlare di queste cose, perché se tu ti metti a dire Stati sfortunati. Poi c'è anche il problema mentale in questo momento. Viene dietro al problema che tecnico. Che è conseguenziale, tu dici. È così. Bisogna insomma trovare prima una quadratura. La crisi psicologica segue sempre una crisi tecnica. Certo, perché in questo momento è crisi tecnica per Bruno Pace. Crisi tecnica che diventa anche che è già diventata anche psicologica. Oggi ho visto un po' non prendersi responsabilità. Certo. Stavano tutti là. L'unico che corre sempre è Crescenzi, che corre anche quando non deve correre, e che ti deve dare la palla a te, te la porta, te la consegna, va troppo veloce quel ragazzo, è generoso, bravo, però deve disciplinarsi un pochino, perché sennò è tutto così. Il rigore che ha fatto a Udine, ma si può fare un rigore così? Certo. Ha qualche cosa dentro che vibra, che lo porta poi a correre, ma un rigore, si può fare un rigore? Noi abbiamo perso con due rigori, ma due rigori, Campagnaro lo voglio giustificare perché alla sua età, sullo scatto l'ha bruciato sul tempo e lui l'ha preso, ma l'altro era a pari, è più veloce lui. Quella è stata una clamorosa ingenuità, assolutamente. Allora, altri due post, Max, e poi davvero daremo la buonanotte a tutti. Non ho il computer più. Allora no, ci dobbiamo fermare, non c'è più tempo, del resto abbiamo sforato, parli troppo. No, scherzo. È vero, la prossima volta scrivo. È un piacere. Grazie a Bruno Pace. Grazie a voi. Che naturalmente rivedremo per commentare altre partite del Pescara le prossime settimane. Grazie a voi che ci avete sin qui seguito. Siete stati come sempre tanti, come avviene spesso quando gioca il Pescara. Grazie soprattutto al nostro Angelo Custode, Max Pacilio, che ci sopporta e ci supporta soprattutto. Ragazzo, grazie bravo a tutti e buonanotte. Buonanotte. Audio Jungle.